Ciao ragazze, bentornate nel mio canale. Finalmente oggi, come avete letto dal titolo, sono qua per farvi vedere i miei prodotti scoperta e top e i più utilizzati del 2014 per quanto riguarda i capelli. Ovviamente sarà più incentrato dato insomma, come potete vedere, insomma, sarà incentrato sui capelli ricci. Ciò non toglie che comunque qualche prodottino possa andare bene anche per qualche ragazza che ha i capelli lisci oppure mossi, insomma. Ho preferito fare appunto il video a parte rispetto al video sui prodotti top beauty e makeup, che vi linko qua sotto giù nell'info box se non avete visto. E a tal proposito mi sono dimenticata di inserire un prodotto che indosso anche oggi, che per me è un top, un po' tutta la linea. Io ne ho quattro di questi rossettini e sto parlando, penso si chiamino Unlimited Stilo, appunto della Kiko, e sono questi qua. Come potete vedere, per esempio, questa colorazione che insieme alla numero 803, questa è la numero 814 che già vi avevo promosso in un altro video, sono le mie due colorazioni preferite. Questo è tutto ciò che mi rimane. E come potete vedere è pochissimo, insomma. È un bellissimo fucsia, molto 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 particolare, e tra l'altro è confortevole, si stende con molta facilità tipo anche sui bordi, però allo stesso tempo non fuoriesce ed ha una resa bellissima sulle labbra. Mi piace sia in inverno che in estate. In estate proprio l'ho usato, stra usato, specie ad agosto, perché il colore stava proprio bene con la tonalità di carnagione. Ma adesso concentriamoci appunto sui capelli. Allora, io partirei da questo punto. Circa un anno fa, penso proprio un anno fa, sono passata dai prodotti classici da supermercato all'ecobio, o comunque a prodotti sì, biologici, perché fondamentalmente per la mia tipologia di capello ho bisogno proprio di prodotti naturali, bio. Se ne trovano sia, io li trovo abbastanza facilmente sia tipo al CAD, Acquesapone, al supermercato, altrimenti io faccio riferimento al sito Ecoverde. Ce ne sono anche altri dei siti, ma personalmente, dato che la mia prima esperienza è stata con quel sito, ve lo straconsiglio perché sono veloci, hanno una vastissima scelta di marche, di prezzi, è un sito facile. Non collaboro con Ecoverde purtroppo. Nel caso ero qua a fare salti di gioia, ma in ogni caso è un sito molto molto valido, anche perché ci sono tutte le recensioni delle altre ragazze che ti aiutano, insomma, questo. Perché sono passata, faccio una piccola premessa, perché sono passata all'EcoBio? Perché soffro di cute sensibile. E era già un paio di anni che con determinati tipi di prodotto, specie gli shampoo, mi si andava tipo o a irritare, a seccare tantissimo la cute o tipo a ingrassare. Il capello, passando poi all'EcoBio, risulta nudo, quello che avete in realtà, perché i siliconi e altre sostanze vanno a falsificare, a rendere bello, più voluminoso, più bla bla bla, più morbido il capello, ma in superficie. Sotto avete i capelli, potete anche averli perfetti. Però nel mio caso avevo proprio un riccio secco, brutto, capelli crespi, un riccio non definito, veramente un obbrobrio. Una volta ogni tanto riuscivo ad avere un bel riccio perché magari cambiavo la routine e quindi i prodotti all'inizio funzionavano. Ciò non toglie che se vi trovate bene con i classici prodotti da supermercato, cioè continuate tranquillamente ad usarli, non è che tutti si deve passare all'EcoBio. Io per i capelli ho bisogno di stare sull'eco bio per forza, perché per forza, insomma, perché vedo che i miei capelli sono più sani, più forti, più belli, però allo stesso tempo sono da tenere, da curare, specie se li avete ricci, tendenti al secco come i miei, secchi diciamo, no, tendenti al secco. Sono da curare con gli impacchi, assolutamente. Io, per esempio, ora è un mesetto che non faccio impacchi perché vuoi il Natale, le feste, cosette varie, non ho avuto modo di rifare gli impacchi. E è molto 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 importante andarli a nutrire con impacchi pre-shampoo, che possono essere
fatti con un prodotto, con due prodotti, con tre prodotti, io vado un po' a seconda. Un prodotto che ho scoperto l'anno scorso e non può assolutamente mancare, io sono arrivata qua e ve l'ho già nominato altre volte, è l'olio di Amla della Cadi che appunto ho preso sul sito Ecoverde. La boccetta è un 210 ml e non è puro olio di Amla, nel senso che ha una miscela di altri oli, come si può leggere. Infatti, alla fine, per esempio, c'è, io non lo so leggere benissimo l'inci, però c'è il neem, c'è l'olio di mandorle, però sono alla fine. Insomma, l'Amla è all'inizio dell'inci. È un olio molto 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 leggero, aiuto, un po' puzzolone, però io lo vado ad applicare anche sulla cute. Questo olio, a differenza degli altri, si può applicare anche con i capelli asciutti. Qua dice che riduce la perdita dei capelli, li fa rinforzare, previene appunto nello scalpo qua della testa le infiammazioni. Insomma, è un olio. Infiammazioni? Ho detto una cavolata. Comunque, insomma, se andate a leggere sulla scheda tecnica di Ecoverde, vi dà tutte le proprietà di quest'olio. È un olio da avere, è veramente buono, 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 buono. Io quando mi faccio gli impacchi con questo, anche solo con questo, è top. Poi cosa uso? L'olio extravergine di oliva. A volte il miele, ma è un po' più difficile tipo da togliere, quindi a volte mi rompo e non lo metto. L'olio di cocco è una manna. In estate proprio c'è da averlo, perché comunque contrasta, protegge il capello dalla salsedine, dalla secchezza, ma anche in inverno. Noto che i capelli in inverno sono più secchi, in inverno e in estate, perché come si secca la pelle, si vanno a seccare, tendono di più a seccarsi anche loro. Quindi assolutamente olio di cocco, lo potete reperire nei negozietti etnici da Natura, sì, oppure online come ho fatto io. Io ho scelto di prendere questo della Cadi e lo dovrò anche riprendere perché mi è quasi terminato. Altri oli sono l'olio di mandorle dolci, olio di karité e l'olio di jojoba. L'olio di jojoba io lo utilizzo anche come leave-in a capelli umidi prima di andare ad applicare i miei capelli prettamente per lo styling, perché l'olio di jojoba è idratante ma allo stesso tempo molto leggero. Passiamo adesso agli shampoo. Due sono stati. Allora, il mio shampoo preferito in assoluto, primo classificato, è questo della Lavera. È la terza confezione che compro. Ho provato anche quello alla calendula, che comunque è molto molto buono anche quello. Ma questo qua alla mela è il top per me. Ha un prezzo anche questo buono, 4 euro. La Lavera non è una marca cara. E se lo trovate però invece da Natura Sì, lo andate a pagare un po' in più, un po' tanto in più, anche tipo 7 euro, quasi il doppio. Comunque questo qua è il mio preferito perché lava molto 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 bene i capelli ed è neutro sulla mia cute. Non sento né nutrizione né sgrassamento, insomma è. Lo posso utilizzare anche sempre. Tendo molto ad alternarli. Mi piace fare questa cosa. E un altro che ho ricomprato per la seconda volta, credo, è questo qua della Giardino Cosmetico. So di ragazze che si sono trovate molto male con quello tipo antiforfora e protettivo. Questo qua per lavaggi frequenti, che qua c'è scritto per capelli normali o tendenti al grasso, ma io direi proprio per capelli normali, per la mia cute è ottimo. Io lo vado un po' a diluire con l'acquetta della doccia e cerco di farci andare parecchia acqua e cerco di sciacquarlo molto 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 bene. Hanno entrambi una consistenza gelatinosa, non cremosa, gelatinosa. Mi piace tantissimo e effettivamente anche se lo utilizzo tipo ogni lavaggio è delicato, però non tanto quanto quelli della Omia. Io ho provato della Omia di questa linea qua, sia all'argan che alla macadamia, e ve li consiglio tipo come ho fatto io, che in estate a Sorrento per 15 giorni mi sono lavata i capelli ogni giorno. Quelli sono shampoo molto delicati, poco lavanti, e quindi mettici la salsedine e tutto il resto, erano perfetti, perché comunque io lavavo i capelli per togliere la salsedine, non tanto perché ho una cute sporca, perché chi è riccia come me saprà che è difficile che noi abbiamo i capelli proprio sporchi. Non l'ho incluso nel video un po' perché non ce l'ho e un po' perché è uno shampoo
così, ecco, che secondo me è funzionale se si usa per quello scopo che veramente ogni giorno ci si deve lavare i capelli. E un altro che mi tengo sempre in casa, ma non è preferitissimo come questi due, però comunque in ogni caso è questo il mio preferito, se proprio devo proprio scegliere. Comunque vi inserisco anche questo della Vivi Verde Coop, che costa pochissimo, di facile reperibilità, però tende a sgrassarmi forse un po' troppo la cute, e lo tengo sempre in casa perché infatti, come vedete, ce n'è ancora abbastanza. Perché magari quando termino quello della Lavera, almeno poi dopo lo alterno con quello di Giardino Cosmetico. Insomma, mi piace tenerlo sempre in casa. Ora passiamo ai balsami. Due balsami recentemente scoperti. Scoperti. No, manco più lo Splendore al Cocco o al Karité, che era il mio preferito, utilizzo più perché comunque non hanno un inci verde. È accettabile, ma non è verde. Io preferisco prodotti totalmente verdi perché vedo la differenza. Prima mi andavano bene quando utilizzavo altre tipologie di prodotto, mi nutrivano, bla bla bla. Adesso no. Per me due prodotti top sono questi, ovvero il balsamo volumizzante protettivo della Biofficina Toscana, che potete reperire nelle bioprofumerie o nei siti che hanno prodotti biologici, come quali Ecoverde, Farmacia Natura, Eco... Beh, non lo so. Questi qua, insomma, sono sicura che ce l'hanno. Ha un costo di circa 9 euro, 200 ml di prodotto, e a differenza del balsamo concentrato attivo, che non mi era piaciuto per niente, perché era strana quella cosa, perché era pesante, ti appesantiva i capelli, però allo stesso tempo zero non districava veramente una mazza. Cosa che invece questo fa, però allo stesso tempo è più leggero. Quindi una combo per di solito chi è più districante è più pesante, invece qua più districante, meno pesante, e io lo adoro. Quando mi faccio i capelli con questo sono veramente belli e voluminosi, almeno per il primo giorno e mezzo. Questo in particolar modo mi è stato inviato, ma sicuramente lo riacquisterò perché è un prodotto super top. Altro balsamo che mi piace tantissimo è della Giardino Cosmetico ed è un balsamo protettivo che io trovo al CAD della Giardino Cosmetico per capelli inarditi o sfibrati. Questo qua è un balsamo più liquido, questo è nuovo, l'ho comprato proprio ieri, ha un costo di 3,90 euro, quindi tranquillissimo. Mi piace tanto, ha un buon profumo. E districa leggermente meno di questo, ma per esempio rispetto al balsamo concentrato attivo sicuramente è più districante. Se vi districa poco, fate una cosa, lo mettete sui capelli e massaggiateli, ma un attimino, perché comunque io devo fare veloce, mi lavo la testa in palestra, non è che sto 100 anni lì. Mi massaggio i capelli, il prodotto penetra e io li vado a pettinare tranquillamente. Mi piace tantissimo, seconda confezione che compro. Poi le maschere che però io utilizzo come balsami, perché effettivamente queste non sono maschere per shampoo, ma post shampoo che utilizzo al posto del balsamo. La mia preferita in assoluto è questa qua, la macadamia. Ve ne ho fatto due balls in questa maniera, ma questa è la quarta, quinta confezione che compro. Circa 3,90 euro, un prodotto da supermercato o CAD, acqua e sapone per soap, eccetera, eccetera. Profumo buonissimo, questa tra l'altro mi sta quasi terminando, non mi dilungo perché questa lascia i capelli leggeri, idratati e l'effetto è bellissimo, l'ho utilizzata ieri questa. L'olio di argan, sempre la maschera per capelli all'olio di argan, qua c'è scritto per capelli lisci, però nel senso, qua dice per capelli secchi e crespi. Però insomma io la tendo ad utilizzarla magari di più questa, ecco, quando voglio lisciarli uso questa, ma la uso anche in ogni caso. Sono entrambe ottime. Tornando di là in bagno e nella stanza dove tengo insomma i prodotti, mi sono dimenticata un prodotto fantastico che mi è piaciuto tantissimo e lo ricomprerò per quanto ammorbidisce i capelli, ed è il come si chiama? Impacco capelli biologico fortificante. Questo qua dei Provenzali costa tipo 8,90 euro sui 9 euro, a volte si trova in offerta. Ieri non l'ho ricomprato perché è terminato. Tra l'altro ho aspettato a terminarlo e come vedete praticamente è finito, non ci rimane niente.
perché ve lo volevo far vedere in questo video. Mi piace tantissimo, è un prodotto molto che ammorbidisce tanto i capelli. Io non l'ho utilizzato in combo con lo shampoo, ho intenzione di comprare anche lo shampoo, prenderò questi prodotti, diciamo nel corso del prossimo mese, prenderò in combo sia lo shampoo che l'impacco capelli biologico fortificante. Non mi districa a dei livelli allucinanti, tipo ci sono altri prodotti più districanti, ma comunque tranquillamente li riesco a pettinare. E anche qua faccio questa cosa di massaggiare un attimino i capelli, senza sfregarli. Non li sfregate mai perché si stressano. E niente, vi volevo consigliare appunto anche questo prodotto. E visto che l'ho tenuto apposta, mi dispiaceva poi, come scioccamente stava capitando, di non dirvelo, insomma, per una manchevolezza mia. In combo con questi prodotti io mi districo i capelli sotto la doccia con questo pettine che sono 100 anni che lo ho, è dell'Emanuela Biffoli, è un pettine in legno ed è favoloso, uso ovviamente questa parte qua e li districo sotto la doccia. Sfatiamo il mito che i capelli non vanno spazzolati da bagnati, per favore, questa è una grande ma una boiata allucinante. Si possono spazzolare anche da bagnati. Dice che sono più delicati, ma noi che dobbiamo fare? Quindi, questa qua promossissima, ma in ogni caso ogni pettine di legno, perché è migliore rispetto a quelli in plastica. Tende a fare tipo elettrizzare meno i capelli, eccetera, eccetera. Poi l'asciugamano. Ho notato la differenza tra usare un asciugamano classico e un asciugamano in microfibra. Quelli del Decathlon, i teli del Decathlon, ce l'ho di là, vabbè, non sto ad andare, ma i teli quelli si trovano anche al mercato. Impregnano, cioè assorbono meno acqua, ci si mette un cecinino in più ad asciugarli perché lasciano un po' più di idratazione, perché la spugna assorbe di più, ovviamente, ma toglie il crespo, come se con la spugna si tendessero a incresparsi un po' di più, e qua tende a formarsi meglio il ricciolo. Quindi vi consiglio anche l'asciugamano in microfibra, che tra l'altro è anche comodo e pratico, si asciuga velocemente, insomma, quello là. Per lo styling, allora, io cosa faccio? E cosa vi consiglio? L'olio di jojoba, come vi ho detto prima, e metto qualche goccia sul palmo della mano e vado specie sulle lunghezze. Poi a capelli umidi, quando tolgo il turbante. Poi applico la mia lozione anticrespo, che è quasi terminata, della Biofficina Toscana. Ne applico poca perché è idratante questa lozione anticrespo per capelli lucidi e disciplinati. È un prodotto che mi piace. Penso di ricomprarla, anche questa l'ho, no, allora, questa l'ho comprata io e penso di ricomprarla perché è un prodotto comunque con il quale io mi ci sto trovando bene. Fa una piccola differenza, però aiuta a disciplinare il riccio, e anche quando mi faccio i capelli lisci mi piace. Non ne abusate, shakerate, agitate bene il boccettino. Io faccio tipo anche così perché per far amalgamare bene tutte le sostanze che ci sono all'interno, lo vado a spruzzare sul palmo della mano e poi lo vado a mettere io dove voglio. Prima che mi suonassero il campanello, stavo parlando appunto della lozione anticrespo, vabbè, che mi piace e l'abbiamo capito. Poi, le mie alternative attualmente, salvo per l'esperimento che ho fatto ieri, ho utilizzato una cremina fai da te, ma ve ne parlo più avanti perché non so se ho sbagliato a fare le dosi, non. Ho bisogno di testarla un po' in più. Sapete che non mi piace provare una cosa che sia un prodotto, un metodo e parlarvene subito, perché non mi piace, non è nel mio stile, ecco. Due sono le cose che faccio: o vado solo di Schiuma Frank Provo, che continuo a consigliare, mi piace tantissimo, anche se la trovate a 5 euro, è un boccione da 300 ml, vi dura una vita e mezzo. Non ne metto tanta, nonostante la masnada di capelli. Oppure solo gel d'aloe, vi ho fatto anche qua il tutorial sia per quando utilizzo la schiuma sia per quando utilizzo solo il gel d'aloe, casomai ve li linko qua sotto, ma comunque trovate la playlist di tutti i miei tutorial oppure video sui capelli, magari trovate altri spunti, altri consigli. E comunque il mio gel d'aloe preferito è questo qua della Omia, vi sconsiglio quello dell'Equilibra perché ha una consistenza molto molto più liquida rispetto a questo.
e oltretutto a me seccava tantissimo i capelli. Questo invece mi piace molto molto molto. No, questa è la nuova, ne ho terminate due proprio di recente perché ne tenevo una in bagno e una nel borsone della palestra. Infatti l'ho ritrovata in offerta a 5 euro, ne ho presi due proprio ieri al CAD. E altrimenti, aiuto, altra combo che faccio è applicare un po' di gel d'aloe, pochino ovviamente, e pochinina di schiuma. La combo di questi due prodotti, provatela. In ogni caso, per lo styling dei capelli ricci, ragazze, fate, sperimentate. Sì, seguite i miei consigli, ma provate anche a cambiare, fate i vostri tentativi, perché ogni riccio è diverso dall'altro. È difficile trovare la stessa tipologia di riccio. Aperta e chiusa parentesi. Cosa mi rimangono? Questi tre prodotti. Allora, il Rio di Coco, questo trattamento qua della CMD, è una cera al cocco che io passo specie quando vado a riprendere o tutti o in parte le ciocche con il ferro. E ve ne ho già parlato, ve l'ho fatto vedere come lo utilizzo e tutto. La vado ad utilizzare anche quando liscio i capelli e mi faccio il capello mosso. Vi lascio il tutorial sempre nell'info box. Costa tipo 5 euro e ci sono 50 ml di prodotto. Questo è il secondo flaconcino che prendo. Lo ricompro, diciamo, una volta ogni 6-7 mesi. Ha un piacevole profumo di cocco. E cosa fa? Essendoci l'olio di cocco all'interno, idrata il capello, però c'è anche la cera che lo tiene un pochino più a bada e un po' in forma. A volte la mattina, se mi capita, magari mi bagno le lunghezze in questa maniera con un pochino di acqua. Scaldo con il phon la superficie del Rio de Coco, ne prelevo una puntina, mettetene poco 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 e poi vado a riasciugare un attimino i capelli. C'è chi lo utilizza tipo come idratante sulle punte, insomma è un prodottino simpatico da provare che come vedete lo continuo a ricomprare, sempre su Ecoverde. Poi, come gel, il mio preferito in assoluto che utilizzo quando mi faccio la coda, adesso io ho tutti questi baby hair qua, perché da Natale fino circa ad aprile ho questa ricrescita di capelli che mi sono andati via vedete, sono osceni perché infatti non riesco tanto a portare code, pochi, eccetera, eccetera. Comunque, io ho questo qua da farvi vedere, ma che avrei finito già da 3 mesi, però l'ho tenuto in borsa perché ha un formato da 100 ml, è della Lavera e l'ultima volta che ho fatto l'ordine non era presente. Mi piace tanto perché va a fissare perfettamente l'attaccatura dei capelli. Io lo utilizzo solo per questo scopo, solo e soltanto per questa cosa, però è importante averlo. Non lo fanno più e non l'ho più trovato, quindi però adesso vi dico una cosa. Mi sono presa questa qua della Farfalla che ha un costo di 10 euro, questo era tipo 8 euro, non mi ricordo. Questo è 150 ml, c'è più prodotto. Come vedete, ha una confezione mastodontica. C'ha questa pecca esagerata che, cioè, via, per 150 ml non si può avere un coso del genere che tra l'altro rimane sempre in forma cilindrica. È bellino magari da tenere in bagno. Non escludo che lo ricomprerò magari in futuro perché mi ci trovo bene e ha un fissaggio ancora più forte rispetto a questo. Da una parte è un pro, perché comunque per quella serata state top, però tipo il secondo giorno con questo che ho messo stamattina, io è sempre mattina, però quando sono uscita oggi avevo la mezza coda in questa maniera, l'ho tolta la mezza coda, ho fatto così e i capelli comunque stanno bene, li posso continuare a tenere, passare dal legato allo sciolto, a volte c'è questo problema. Quindi questo oltre ad avere un packaging molto ingombrante, è completamente bio, completamente naturale, però ingombra e fissa tanto 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 tanto. Visto che tra 2 settimane, un mesetto, mi sa che faccio un altro ordine Ecoverde perché sono rimasta a secco di vari prodotti o sto rimanendo a secco. E ho visto che hanno rimesso il gel d'aloe, sì, il gel della Lavera, però hanno cambiato packaging e
formulazione leggermente. Ho controllato alla volée, ma ci sono meno ingredienti. Questo ha un ince più ricco, ci sono più cose. Quello è un po' più semplice e sicuramente riprenderò questo della Lavera e poi vi farò sapere se è uguale a questo. Ma tanto questo non lo trovate più, almeno su Eccoverde. Provate da Natura sì, però i prezzi sono più alti. Io ragazzi ho terminato, questi erano tutti i miei consigli, tutti i miei prodotti top e tutti i prodotti che utilizzo, compro e ricompro costantemente da un anno. Se avete domande, dubbi, richieste, bla 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 bla, scrivetemi nei commenti, sarò lieta di darvi un mio parere, un mio consiglio, di togliervi qualche dubbio. Io vi mando un bacio grande a tutte voi, grazie alle ricce e alle non ricce se siete arrivati a fine di questo video. Ciao e alla prossima!